cominciare? Mi sentite troppo forte? Forse è meglio che allontano un po'. Mi sentite? Ok. Allora, ci siamo tutti, buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione della nuova edizione di Open Parlamento, che da 15 anni monitora ogni giorno l'attività del Parlamento e del Governo. E si tratta, come molti di voi saprete, di un progetto che va a inserirsi in un lavoro più ampio della Fondazione Open Polis. Per quanto riguarda Open Parlamento, di certo, entreremo poi più tardi nel dettaglio, di certo si tratta di uno strumento, io trovo, di lavoro molto importante per quanto riguarda, diciamo, i giornalisti del settore, i giornalisti parlamentari, gli osservatori politici, perché sappiamo, questa forse è un po' una deformazione professionale che abbiamo noi che facciamo questo lavoro, sappiamo quanto siano efficaci, no? I numeri nel fotografare una certa situazione, in questo caso appunto parliamo dell'attività dell'esecutivo e l'attività del Parlamento e dunque l'attività legislativa, ma sappiamo altrettanto che poi è ovviamente importante valutare quale sia la fonte che diffonde i numeri e quindi sottolineiamo subito che Open Parlamento è una fondazione indipendente, senza scopo di lucro e ovviamente è importante capire, interpretare poi i dati che ci vengono forniti, capirli e diffonderli nel modo corretto. Vi presento subito i protagonisti di questa presentazione: Vincenzo Smaldore, che è responsabile editoriale di Open Polis, Michele Ainis, che tutti conosciamo, costituzionalista ma anche scrittore, editorialista, mi raccontava poco fa che è anche scrittore di romanzi, no. E certamente tra i più attenti osservatori della politica italiana e delle nostre istituzioni, ultimamente spesso coinvolto nei dibattiti televisivi e non solo sulla riforma costituzionale, in primis quella del premierato, che come sappiamo poi andrebbe a incidere ovviamente sull'architettura istituzionale, sul ruolo del Presidente del Consiglio e, secondo alcuni, a dispetto delle rassicurazioni della maggioranza, anche sul ruolo del Presidente della Repubblica. E poi Mario Migliaccio, che è il data scientist di Open Polis, cioè colui che si occupa dell'organizzazione e dell'analisi dei dati. Barbara Martini, docente di politica economica e delegata alle pari opportunità e inclusione all'Università di Tor Vergata, e poi ancora Vanessa Pallucchi, portavoce del forum del terzo settore. Mi limito soltanto ad un'altra osservazione, dicevo prima, uno strumento importante di lavoro. So che in sala ci sono anche giornalisti della stampa estera, prima ho conosciuto due colleghe spagnole, perché diciamo che nella nostra stramba politica, per alcuni versi, credo appunto che una fotografia fatta di numeri aiuti molto anche i colleghi della stampa estera, ma ci tengo a sottolineare che io credo che Open Parlamento e il lavoro di Open Polis sia molto importante per i cittadini, per i fruitori che possono accedere gratuitamente ad una piattaforma, conoscere nel dettaglio l'attività legislativa e del governo, quanti decreti attuativi e quindi a che punto è una legge, e questo può contribuire ad una passione, ad un'attenzione al netto delle disillusioni del corpo elettorale, diciamo, e dei cittadini nei confronti della politica. Credo che sia un gancio importante, una connessione importante con i cittadini, che appunto possono entrare in questa piattaforma e trovare ciò che più gli interessa. Può essere anche questo un modo, certamente un contributo
di favorire un'affezione alla politica che sta diminuendo sempre di più se consideriamo la scarsa affluenza al voto ogni volta che si va a votare, anche nelle ultime elezioni, no? Regionali, sia in Abruzzo che in Sardegna, quasi uno elettore su due è rimasto a casa. Quindi, Vincenzo, allora, di che cosa si tratta, quali sono le novità di Open Parlamento? A te. Sì, io mi sposto al podio, abbiamo una presentazione a poche slide per inquadrare il progetto. Ci siamo? Innanzitutto grazie per il tempo, l'attenzione del nostro lavoro, essere qui. Grazie al panel, grazie a voi che siete venuti qui, a chi ci segue in streaming, grazie ovviamente all'istituzione Senato che patrocina l'iniziativa, la segreteria del vicepresidente Centinaio, molto gentili e disponibili per tutti questi aspetti di logistica, così come l'organizzazione interna del Senato stesso. Allora, dicevamo, oggi presentiamo qui Open Parlamento. Open Parlamento, progetto storico di Open Polis, ricordiamo, Fondazione Open Polis, una fondazione no profit che lavora sul tema dei digital commons, quindi noi crediamo che i dati debbano essere beni comuni e come tali cerchiamo di utilizzarli e di aumentare il loro uso per determinare l'informazione, le politiche economiche e sociali, il dibattito pubblico. Open Polis è riportata un po' qui in alcuni numeri di sintesi, abbiamo un network online di 6 piattaforme, l'anno più o meno 5 milioni di utenti unici si informano attraverso i nostri siti, abbiamo delle iscrizioni alle newsletter, 90.000 utenti e abbiamo circa 5.000 citazioni media l'anno, quindi ecco la nostra funzione, il nostro contributo nel cercare di essere hub informativo, nel cercare di dare un contributo all'informazione. E Open Parlamento è sicuramente un progetto, qui andiamo a riportare i tre asset che lo compongono, perché Open Parlamento è una piattaforma web, è un sito che offre strumenti di esplorazione e navigazione dei dati, di informazioni che sono rese navigabili, ricercabili, vi sono grafici e quant'altro. È una rubrica di data journalism di approfondimento, quindi ovviamente parte oggi, consiglio a tutti di andare a vedere il sito, ad iscriversi alla newsletter, perché poi ogni settimana c'è un approfondimento attraverso i dati, quindi c'è la possibilità di andare anche oltre. Ed Open Parlamento è sempre stato un progetto di advocacy, perché noi ci muoviamo innanzitutto sullo schema di liberazione dei dati, abbiamo la necessità che sempre più informazioni siano pubbliche e quindi man mano che analizziamo il potere politico istituzionale nel nostro paese ci si rende conto che zone d'ombra impediscono di comprendere appieno, allora ecco la richiesta di dati, quindi progetto di liberazione di dati. Attraverso questi dati si fanno analisi per comprendere cosa va, cosa è migliorabile, quindi ecco che anche lì advocacy sui meccanismi istituzionali. E poi ritorniamo al concetto di piattaforma e di strumento. Noi vogliamo che queste informazioni e questi dati siano poi utilizzati per il dibattito e per l'advocacy di altri soggetti. Andiamo avanti. Open Parlamento, e diceva anche prima Ilaria, grazie, è un progetto storico di Open Polis, è andato online la prima volta ad aprile del 2009 e quindi ora siamo arrivati alla quarta edizione. Ogni legislatura, la 16, la 17, la 18 e la 19, ha avuto un'edizione di Open Parlamento e quindi questo significa anche che negli anni abbiamo stratificato un'enorme mole di dati e di informazioni che sono un patrimonio pubblico che rendiamo disponibile, perché ognuno di questi elementi riportati qui, quindi le leggi, i parlamentari, i ministri, tutte le votazioni, per ognuno di questi elementi noi abbiamo oggi online una pagina di dettaglio che ci consente di ritornare su quello che è accaduto
e ovviamente questo ha sia un valore singolo di per sé, perché ecco che così è possibile andare a ricostruire i processi politici, i processi decisionali, anche il senso di responsabilità rispetto a scelte prese allora. Noi possiamo vedere anche oggi come alcune votazioni, penso ad esempio il pareggio di bilancio in Costituzione, no? Che ha così cambiato anche i meccanismi di finanza pubblica del nostro Paese, ebbene ancora oggi è fondamentale andare a capire cosa è successo in quei passaggi che influenzano ancora oggi i nostri meccanismi, ed ecco che abbiamo quei voti. Allora questo è sia un patrimonio di informazioni che si può consultare con le diverse edizioni di Open Parlamento, ma è anche una modalità di lavoro, quello dell'analisi dell'andamento storico, che noi riportiamo sulla nuova edizione di Open Parlamento, perché è molto utile cercare di comprendere quello che succede oggi contestualizzandolo e al tempo stesso confrontandolo con i trend del passato. Andare oggi a descrivere cosa fa questa maggioranza, questa opposizione o il governo acquisisce un elemento importante attraverso la comparazione con le legislature e i governi passati. Open Parlamento per noi di Open Policy si inserisce in un discorso strategico, che è quello di cercare di monitorare e anche di lavorare in maniera attiva sulla qualità delle politiche pubbliche italiane. Qui è raffigurato in maniera molto sintetica un ciclo di policy. Vediamo che tutti i cicli di policy pubbliche dovrebbero partire da un'analisi dei fabbisogni, l'aspetto decisionale, l'aspetto dell'implementazione, l'analisi dei risultati, poi l'impatto, e poi si chiama ciclo perché ritorna, cioè un lavoro costante di analisi e miglioramento. Allora questo è il nostro orizzonte strategico come Open Policy, ci muoviamo sul ciclo di policy. Ognuno dei nostri progetti cerca di rispondere a uno di questi assi. Oggi chiaramente presentiamo Open Parlamento, che copre decisamente l'aspetto delle decisioni. Poi per chi fosse interessato può scoprire il mondo Open Policy. E si diceva perché facciamo questo? Lo facciamo chiaramente per cercare di capire, perché siamo appassionati. Mi ricordo una delle prime forme di comunicazione che facemmo come Open Policy, noi eravamo persone che si ponevano domande, no? Chi sono i politici, cosa fanno e cose di questo tipo, e quindi c'è questo elemento, noi facciamo le cose per cercare di capire e per cercare anche di incidere, e allora se proviamo a fare questo è necessario un lavoro di squadra, è necessario, almeno in questo noi crediamo, proporre un metodo che sia il lavoro sui dati, sia la capacità di analisi, ma su questo metodo provare a coinvolgere. Quindi anche la storia di Open Parlamento è la storia di una riflessione che ha visto coinvolti le istituzioni stesse, i decisori, il mondo della ricerca, il mondo dei media, il mondo della società civile. Ecco che questo è anche un po' lo spirito di servizio con cui noi di Open Policy pubblichiamo oggi Open Parlamento e un po' in generale tutte le attività che facciamo. Open Parlamento, 15 anni di analisi dati, quindi 15 anni di campagne e incontri, qualcosa l'abbiamo portato a casa, c'è tanto da fare, però se la mettiamo in un'ottica propositiva, quello che possiamo dire è che non ci dobbiamo mai fermare in maniera superficiale a dire le cose non vanno bene, negli altri paesi le cose funzionano in modo migliore. Bisogna cercare di capire, evidenziare le criticità, e in questo modo, insistendo, ecco che qualcosa la riusciamo a muovere. Allora noi qui negli anni, proprio attraverso questo lavoro di esplorazione dei dati e di campaign basato sui dati, alcune cose anche rispetto al Parlamento e al Governo le possiamo dire. La prima edizione di Open Parlamento pose ad esempio la questione dell'assenteismo parlamentare. In quel periodo lì Camera e Senato fondamentalmente contavano e segnavano le sedute, non le presenze alle votazioni. Quindi noi fummo i primi in Italia a proporre quel metodo di analisi e di calcolo. Cioè, noi a Open Policy ci ricordiamo anche un po'
le discussioni profonde che abbiamo avuto con l'esterno, soprattutto con alcuni politici, però poi nel tempo, ragionando, e dalla scorsa legislatura Camera e Senato applicano quel metodo di contare le assenze. Quindi ecco che aver posto un tema utilizzando i dati ha portato poi l'istituzione a comprendere quel tipo di metodo che noi abbiamo proposto e anche di applicarlo. Quindi oggi è un elemento che è diventato nel dibattito comune e uno dei dati di fonte istituzionale conoscere le presenze e le assenze dei parlamentari. Quando, diciamo questo, grazie a noi che abbiamo posto il tema. Altre grandi cose abbiamo posto, come ovviamente il trasformismo e i cambi di gruppo, il problema delle informazioni economiche e del trattamento economico dei parlamentari, il tema dei decreti attuativi e della trasparenza del processo decisionale. Ora, su ognuna di queste cose, con una certa gradualità, perché non siamo esaltati nel pensare che tutto sia stato risolto, però avendo noi posto il tema attraverso i dati possiamo dire che sono questioni entrate nel dibattito sia pubblico che istituzionale e in alcuni casi abbiamo già avuto nella scorsa legislatura e anche in quella precedente un primo livello di normazione per cercare di andare incontro alle criticità che noi abbiamo sollevato, perché sui cambi di gruppo i regolamenti di Camera e Senato sono cambiati per cercare di contenere il problema, chiamiamolo così. La questione delle informazioni economiche, Camera e Senato pubblicano tutto un set di informazioni che prima non era disponibile avere. È stata ottenuta anche, come dire, una trasparenza dei conti economici dei gruppi parlamentari, che è una cosa su cui noi negli anni abbiamo insistito tantissimo, perché nella ridefinizione del sistema politico italiano la cassa si è spostata dai partiti ai gruppi parlamentari e quindi ecco che per noi era importante capire cosa succedeva con quei soldi. Dalla scorsa legislatura ci sono nuove regole che impongono un minimo di trasparenza. Sui decreti attuativi, beh, questa è una campagna storica, anche qui l'anno scorso, anche la legislatura scorsa, anche legato a tutto il processo di gestione della pandemia e del Covid e poi successivamente del PNRR, sono stati introdotti degli elementi che obbligano a un minimo di pubblicazione dati e di trasparenza rispetto al processo attuativo. Quindi, come dire, porre problemi, argomentare, cercare di mettere intorno a un tavolo una riflessione metodologica può aiutare a fare dei passi in avanti. Allora, Open Parlamento, diciamo subito, il lavoro che Camera, Senato, il Governo fanno tutti i giorni è un lavoro enorme, sia per quantità che per tipologia di attività fanno i nostri rappresentanti, e gran parte di tutto questo è già ben contenuto e anche esposto dai siti istituzionali, soprattutto quelli di Camera e Senato, hanno una vastità delle informazioni e anche una ricchezza nelle analisi, perché penso ai dossier, alle note studio, alle schede di lettura, per cui le nostre istituzioni da questo punto di vista sono assolutamente encomiabili. E c'è anche una sensibilità sul tema dei dati, degli open data, degli hackathon, ricordo Senato e Camera negli anni abbiamo anche collaborato più volte assieme. Discorso diverso, devo dire, su tutto quello che riguarda il governo, dove ancora non c'è una sensibilità di questo tipo nel trattare il dato e nel trattare l'informazione, più che altro continua ad esserci una modalità più da comunicazione istituzionale, ovvero dall'annuncio o dal evidenziare quello che si sta facendo, che è una cosa abbastanza diversa da mettere a disposizione le informazioni. Ad ogni modo, partendo da quello che oggi c'è, penso anche a normativa, alla Gazzetta Ufficiale, arriviamo a presentarvi oggi Open Parlamento, che quindi non vuole essere un luogo dove è tutto raggruppato e tutto ricercabile quello che avviene ogni giorno nelle istituzioni, perché questo è il luogo dei siti istituzionali, che per noi sono fonte primaria. Il nostro è un progetto di elaborazione e di selezione, perché ci poniamo come soggetto civico. Il nostro è un progetto di watchdog, quindi cane da guardia del potere. Definiamo noi quindi quali sono i focus su cui vogliamo concentrarci e ovviamente non abbiamo
proprio l'intenzione di ricomprendere tutto quello che avviene. Questi sono i tre asset che ci hanno portato a sviluppare Open Parlamento, quindi processo legislativo. Allora, diciamo subito, è l'aspetto più importante ed è quello più delicato, che impatta su tutti noi. Cosa viene deciso? La nostra vita concretamente come viene influenzata. È l'aspetto dove c'è più confusione, perché ormai stiamo ad un livello di distorsione fra l'aspetto comunicativo e quello istituzionale. E queste due dinamiche si sono avvitate fra loro, per cui noi viviamo perennemente in una fase di annuncio che molto spesso non si riesce a ricondurre all'esatto momento decisionale. Vi faccio un esempio. Il governo approva, benissimo, ma cosa ha approvato? Magari ha approvato un disegno di legge che poi va in Parlamento, benissimo. Poi il Parlamento magari deve approvare una legge delega, benissimo. Poi il governo quindi deve approvare i decreti legislativi, benissimo. Quindi poi magari ci sono i decreti attuativi, ok. Tutte queste cose succedono e magari ci vogliono 2-3 anni per farlo. E la ricchezza, la complessità, ma l'importanza di un processo che, se è importante e complesso, richiede tempo, viene completamente tralasciata rispetto all'annuncio continuo. Ho approvato, ho approvato, ho approvato. In 2 anni poi non riusciamo a capire mai a che punto siamo. Ed ecco che invece noi mettiamo al centro il tema del processo legislativo, andiamo a ricondurre le attività di Camera, Senato e Governo nella parte dell'attuazione in un unico flusso, e quindi questo consente di seguire il provvedimento dall'inizio alla fine e di avere sempre la certezza di che cosa sta succedendo, qual è il prossimo step, cosa è stato portato a casa e cosa è bloccato. Io invito insomma voi molto a visitare questa parte e in particolare la parte dell'attuazione, che in genere è un aspetto che sui media non viene trattato e che è quello più importante. Diciamo, in questo momento più o meno 15 miliardi di euro che sono già stati allocati, quindi hanno leggi che dispongono di come utilizzarli, sono bloccati in Italia perché mancano i decreti attuativi, no? Questo è uno dei temi su come si generano le leggi in Italia. La seconda questione sono i voti. Allora, il voto è il momento della responsabilità, in cui il parlamentare singolo vota, votano i gruppi, votano gli schieramenti, e quindi questo è il momento assolutamente da attenzionare, sia per capire le dinamiche politiche che avvengono nelle aule, ma anche appunto per ricondurre alla responsabilità tutte le forze politiche, perché poi se vogliamo fare advocacy, se vogliamo avere chiarezza, questo non deve mai essere un passaggio scontato. Gli attori in gioco per noi sono sempre di due tipi, perché ogni politico risponde individualmente in Parlamento e al Governo, ma vi è la dinamica politica più generale del gruppo, del partito, dello schieramento. Quindi ecco che queste sono le tre dinamiche che ci hanno portato a realizzare Open Parlamento, che noi poniamo in un'ottica di servizio. Già qui si intravede la possibilità di seguire, monitorare, di approfondire l'aspetto di interesse, perché poi nella vastità del panorama pubblico ognuno può approfondire quello su cui ha interesse. Un altro ragionamento che è possibile fare attraverso Open Parlamento è più di scenario politico, di fasi. Allora, noi dobbiamo sapere che in politica, nelle istituzioni, il tempo non corre sempre alla stessa velocità. Ci sono dei momenti in cui sembra fermarsi, in cui c'è una quiete, e poi invece ci sono dei momenti molto veloci, molto rapidi, no? Allora, qui abbiamo scelto 6 numeri che un po' ci dicono alcune cose, perché noi possiamo dire che il centrodestra in questo momento nel Paese governa, ha una possibilità di procedere in maniera tutto sommato abbastanza spedita, perché finora ha fatto 106 leggi, 48 voti di fiducia su cui non hanno mai avuto problemi, e il margine che hanno in Parlamento, qui abbiamo messo il Senato, sia perché siamo ospiti del Senato, ma più banalmente e più concretamente perché al Senato i margini sono più ridotti e quindi è interessante osservare il Senato, hanno sempre avuto un certo margine. Quindi per il momento i tempi, no, di questa legislatura sono stati tutto sommato abbastanza calmi. Però attenzione,
perché ci sono delle complessità che già oggi possiamo individuare e ricordo che questa è la prima legislatura dopo il taglio dei parlamentari. Allora, il taglio dei parlamentari ha avuto un effetto secondario di corollario sul funzionamento delle istituzioni perché, essendo meno i parlamentari complessivamente, anche la loro distribuzione negli organi di gestione del Parlamento e anche i margini di differenza fra gli schieramenti sono tutti assottigliati, no? E allora già oggi con i nostri indicatori originali di Open Policy che cosa possiamo dire? La maggioranza ha un margine di 14 al Senato, però attenzione che 19 senatori della maggioranza hanno un doppio incarico con il governo e quindi questi 19 hanno poco tempo da dedicare a tenere i numeri, no? Nelle votazioni del day by day. Quindi vedete già più 14, meno 19. Dopodiché i ruoli importanti per la gestione del Parlamento sono diversi, ci sono presidenze di commissioni, ufficio di presidenza. Quindi ecco che con un altro nostro indicatore originale che misura l'affidabilità parlamentare, quindi la capacità che attraverso un voto un parlamentare ha di dare corpo e forza al suo gruppo, 27 senatori della maggioranza sono sotto il 50% di affidabilità parlamentare. Anche qui è molto legato sia ai doppi incarichi, i 19 che abbiamo visto prima, ma in alcuni casi proprio al funzionamento delle istituzioni. Il caso più eclatante ovviamente è il Presidente del Senato, La Russa è Presidente del Senato, presiede, quindi non può poi stare materialmente a garantire la maggioranza, no? Gli altri dell'Ufficio di Presidenza anche sono molto impegnati e così via. Questo che cosa ci porta? Finora abbiamo registrato 21 votazioni, fra queste 21 ce ne sono molte importanti, voti finali di conversione di decreti legge, dove la maggioranza al Senato è scesa sotto gli 87, che noi abbiamo identificato come la soglia critica, perché le forze di opposizione, nel momento in cui fossero state presenti e compatte, sarebbero riuscite a ribaltare l'esito del voto, no? Quindi ecco che lo scenario, no, su cui ci muoviamo oggi sembra tutto sommato abbastanza acque calme, però ci sono degli elementi che devono essere osservati e monitorati perché la situazione potrebbe evolvere, no? Da una parte bastano cambi di gruppo, basta una fibrillazione nella maggioranza ed ecco che siamo lì a contare le cose. Altre considerazioni attraverso Open Parlamento e il lavoro storico fatto negli anni. Noi possiamo assolutamente ragionare sul fatto che ci sono trend consolidati, cambiano le legislature, cambiano le maggioranze, alcuni meccanismi ormai sono chiari, no? Il governo è preponderante, il Parlamento è marginale, i cittadini sono sempre meno interessati, ricordava Ilaria prima, l'astensionismo cresce. E questo sembra quasi un qualcosa di ineluttabile, perché se lo scenario è questo, ai cambi di legislatura, di governo, di maggioranza, sembra che ci siamo un po' rassegnati, no? E invece questo è un qualcosa che non va bene, dobbiamo mantenere tutti quanti noi una capacità critica di chi si pone dei dubbi e quindi, ma siamo così sicuri che come stiamo andando il processo legislativo è efficace ed efficiente? Siamo sicuri che marginalizzare il ruolo del parlamentare è la scelta giusta? Come si articola la rappresentanza? Secondo me questo è il tema definitivo, no? I cittadini, le istituzioni, il singolo con il suo gruppo, i territori, no? Ed è su questo che insomma ci dobbiamo interrogare, soprattutto rispetto anche, lo si diceva anche prima, uno scenario sempre di riforme istituzionali che è sullo sfondo e su cui, torno a dire, dobbiamo evitare di accogliere in maniera passiva anche alcuni aggiustamenti che via via vengono fatti dei regolamenti parlamentari, perché è anche lì che c'è nell'opinione pubblica e anche negli addetti ai lavori un po' un senso di arresa su queste cose, perché se nelle ultime modifiche dei regolamenti parlamentari andiamo a cambiare le modalità rispetto ai voti di fiducia, andiamo a prevedere la possibilità che quando c'è un voto di fiducia non ci sia dibattito in aula, andiamo a prevedere la possibilità di accorpare i voti fra di loro, ecco che
si va esattamente in quella direzione lì, no? Quindi serve un'analisi più complessiva. E rispetto a un clima un po' di arrendevolezza su questi elementi, no? Chiudiamo richiamando due passaggi istituzionali che fanno riferimento al modello principale di produzione delle leggi in Italia, che è il decreto legge. Il governo fa il decreto legge, poi questo viene convertito e dentro lo spazio sempre minore che ha il parlamentare di incidere è durante la conversione del decreto legge che si apre una finestra di intervento, per cui vediamo il parlamentare cercare di mettere l'emendamento giusto al momento giusto per trattare il tema che gli sta a cuore. Questa non è una modalità corretta di lavorare, è una modalità rispetto alla quale la Corte Costituzionale tante e tante volte è intervenuta. Qui abbiamo riportato una delle sentenze più recenti, più completa, sul 2023, in cui spiega che il decreto legge non può sostituirsi alla modalità ordinaria di fare leggi e che soprattutto è molto ben disciplinato. Segue una dichiarazione del Presidente della Repubblica, di Mattarella, che utilizza spesso la sua moral suasion per cercare di ricondurre le Camere, il Governo, dentro un uso di un certo tipo. A un certo punto ha deciso di fare una lettera pubblica ed è interessante perché lui dice: mi è stato sottoposto la firma del decreto mille proroghe, contiene in seguito all'esame parlamentare 205 commi aggiuntivi rispetto ai 149 originari, cioè mi avete presentato una legge di conversione che è più del doppio di quella originaria, io qui non avrei gli elementi per firmarla, sono costretto perché dentro i 149 originari c'era qualcosa di irrinunciabile, no? Però ecco che, come dire, questo fa parte di quel ragionamento, secondo me, di arrendevolezza. Cioè sappiamo che ci sono questi trend, tutto sommato sappiamo che la Corte Costituzionale non è contenta, Mattarella ogni tanto bacchetta, però si va avanti così. Io chiudo nel ricordare semplicemente Open Police, questo progetto in particolare. Open Police è una fondazione indipendente, libera e partecipata. Open Parlamento è un progetto, una piattaforma accessibile, gratuito e senza pubblicità. Questo è possibile grazie anche a uno sforzo in termini progettuali e di sostenibilità che noi condividiamo insieme a partner e sostenitori. Quindi abbiamo circa nella nostra storia 1500 cittadini che hanno sostenuto Open Police, che è possibile farlo attraverso il 5 per 1000, attraverso delle donazioni, attraverso un piano di membership, e abbiamo avuto circa 220-230 organizzazioni partner con cui fare coprogettazioni, con cui andare a bandi, e devo dire anche questa è una cosa di cui siamo molto molto orgogliosi. Tutte le nostre collaborazioni sono rivendicate da Open Police, le trovate in tutti i progetti con i loghi, perché è quel pezzo di fare squadra che dicevo prima. Dopodiché Open Police è nata nel chiedere trasparenza, quindi facciamo trasparenza innanzitutto su noi stessi. Anche questo tipo di informazioni sui bilanci e sulla sostenibilità sono tutte online sul nostro sito. Quindi ecco che è importante cercare di individuare un metodo, praticarlo ed essere coerenti. Vi ringrazio. Grazie Vincenzo, ecco, questo è un assaggio poi di quanto del lavoro appunto che svolge Open Police e della raccolta dati di Open Parlamento. Molto interessante quello che diceva Vincenzo, secondo me, sul punto della distorsione tra l'aspetto comunicativo e decisionale, no? Perché tutti illustriamo gli annunci, giusto appunto, che vengono fatti, e questo davvero imporrebbe una spiegazione, no? Cioè dall'annuncio alla concretezza poi di un provvedimento possono passare anche anni. Siamo talmente inondati di comunicazioni quotidiane, di annunci quotidiani, di notizie, che questo è un aspetto che colpevolmente viene troppo spesso trascurato.
assenteismo, trasformismo, regolamenti parlamentari cambiati, insomma non è facile anche per gli addetti ai lavori districarsi, diciamo, nei nostri processi legislativi. C'è una certezza, come ci spiegava Vincenzo, cioè alcuni trend che si ripetono. Molto interessanti i dati, ad esempio, sui decreti legge. Ora, Michele Enis, allora, questa questione dei decreti, no? In realtà non è, cioè, dell'uso o meglio dell'abuso dei decreti legge, che non è una novità, perché sono circa 20 anni che, diciamo, si procede con un uso eccessivo dei decreti legge. Avevo trovato questo dato: negli ultimi 20 anni circa l'80% delle leggi approvate sono di iniziative di governo. In molti casi si tratta di conversioni di decreti legge voluti dall'esecutivo. Dunque questa è una tendenza conclamata, indipendentemente dal colore politico di questo o di quel esecutivo. Inoltre, lo accennava anche Vincenzo, decreto legge, la Costituzione prevede che sia un provvedimento d'urgenza, di necessità e di urgenza, che ormai è diventato, diciamo, un provvedimento ordinario, che da una parte garantisce tempi rapidi, dall'altra comprime il dibattito parlamentare in 60 giorni. Allora, a me aveva colpito un'osservazione di Enis, credo di pochi giorni fa, che parlava di una Repubblica, ovviamente di una Repubblica parlamentare, che lei ha detto il nostro modello di quasismo, cioè un modello quasi presidenziale, perché lo è nei fatti, e quasi parlamentare. Allora, questa sua osservazione a me ne suscita un'altra. C'è allora la necessità di mettere ordine con una riforma costituzionale? O andare avanti, diciamo così, al di là delle intenzioni forti della politica, no? Cioè, a fronte di un Parlamento sempre più svuotato, a fronte di un esecutivo sempre più, diciamo, forte nelle sue decisioni, è forse il caso di mettere un punto, un ordine, di archiviare questa riforma costituzionale sulla quale lei non ha risparmiato delle osservazioni critiche? Che ne pensa? Allora, ci arriviamo, partirei dal retroterra, da quello che viene prima della riforma, però partirei anche, diceva Bobbio, che la democrazia è il potere del pubblico in pubblico, no? La qualità della democrazia è la trasparenza, lo diceva pure lei all'inizio. Secondo una frase abusata, la democrazia che cos'è? Una casa di vetro. Perché sia una casa di vetro occorrono i vetrai, però. E in questo senso veramente Open Policy, Open Parlamento sono servizio pubblico, come servizio pubblico Radio Radicale quando trasmette. E noi abbiamo bisogno di questo servizio pubblico per renderci conto delle difficoltà, vorrei dire della crisi, che non è solo testimoniata dai decreti legge. I decreti legge sono un po' una conseguenza, cioè l'abuso dei decreti. Di che cosa? Di una crisi in cui si avvitano le Camere, perlomeno dagli anni 80 in poi. I regolamenti parlamentari del 1971 avevano celebrato la centralità del Parlamento. E quello era il modello anche dei costituenti, no? I costituenti sapevano bene che il potere è inevitabile in ogni società umana. Avevano cercato di annegarlo, di diluirlo in organismi collegiali, prima di tutto il Parlamento, che sono entrati tutti in crisi. Sono in crisi i consigli comunali sovrastati dal sindaco, così come i consigli regionali, diciamo, dominati da oggi, li chiamiamo governatori, no? I presidenti delle regioni. Perché io credo che la crisi del Parlamento abbia un po' aperto una voragine e uno smottamento complessivo di tutte le istituzioni, deformandole. Perché? Secondo me il punto vero, che anche spiega
l'assenteismo crescente, no? L'Abruzzo ha fatto il record negativo l'altro giorno. Dipende da una perdita di auctoritas, no? del Parlamento, di prestigio, di autorità, che a sua volta dipende da leggi elettorali che hanno trasformato i deputati e i senatori in nominati, perché se tu c'hai i listini bloccati, le pluricandidature, le candidature imposte dall'alto, e per diventare parlamentare occorre che il tuo segretario di partito ti piazzi in uno di questi listini bloccati, peraltro c'è anche una truffa, no? Perché noi abbiamo un sistema il cui nome la dice lunga, no? Rosatellum bis, no? La dice lunga sui nostri bizantinismi, che prevede una quota di maggioritario, e quindi tu vai a misurarti con i tuoi avversari in un collegio maggioritario dove uno vince e gli altri perdono. Tu perdi, ma magari viene eletto perché sta nel listino del proporzionale. Quindi allora, se l'elettore viene buggerato e non conta, perché deve andare a votare? No? E perché deve, insomma, secondo me è quello, diciamo, sono le corna del toro. Poi il toro ce lo fa vedere, io qui mi ero segnato alcune cose, anche se ha detto quasi tutto Vincenzo Smaldore, infatti ho detto ora che dico dopo di lui. Ma, però ecco, nelle ultime 4 legislature, che sono 9 governi, il 76% delle leggi sono state approvate sotto dettatura dell'esecutivo. Peraltro, per quanto riguarda i decreti legge, il governo Meloni si trova al primo posto con una media di 3,67 decreti legge pubblicati ogni mese, record che si ripete anche a proposito delle questioni di fiducia su cui il governo Meloni è al primo posto. Perché poi funziona così, no? Quella vecchia battuta che circolava in Unione Sovietica ai tempi di Brezhnev, no? Ci sono delle persone che stavano una fila interminabile davanti a un ufficio postale, la burocrazia sovietica, no? Che era terribile, quella italiana non scherza, ma insomma, e allora uno dice, il pessimista dice, oh, peggio di così non può andare, e l'ottimista dice, no, vedrai che andrà peggio, no? E quindi continua ad andare peggio. Perché va peggio? Perché noi abbiamo trasformato l'eccezione in regola. Il decreto legge era uno strumento eccezionale, ne vennero approvati pochissimi nelle prime legislature, è diventato uno strumento normale. Così come, per esempio, sull'autonomia differenziata, non per saltare di palo in frasca, ci sta che alcune regioni, se ci sono delle specifiche esigenze dei propri territori, possano rivendicare ulteriori competenze. In modo eccezionale. L'eccezione deve essere motivata e non può essere, diciamo, un fiume, no? Non può essere una... Se tu invece permetti, come accade in questo disegno di legge Calderoli, che tutte e 15 le regioni ordinarie possano ottenere tutte e 23 le competenze in ballo, l'eccezione diventa regola, no? Ma lo stesso accade sulle commissioni d'inchiesta, su cui invece non ho trovato i numeri nello specchietto, perché poi ha i suoi difetti pure in Parlamento, ci sono nascosti. Però anche le commissioni d'inchiesta, se ricordo bene, nelle prime 2 legislature ne vennero fatte 2 o 3. Sono diventate numerosissime, ce n'è stata un'ultima, no, proposta che poi adesso sarebbe rientrata su questi spioni e spiati. Lì sarebbe anche interessante sapere a quanto ammonta il gettone dei commissari, no? Perché magari questo è un incentivo a fare molto la commissionite, magari si alimenta da ragioni non tanto nobili. Allora quindi che succede quando l'eccezione si trasforma in regola? Succede che poi nessuno fa più il proprio mestiere. Il mestiere del Parlamento lo fa il governo, lo abbiamo visto, i numeri di Open Parlamento ce lo raccontano.
oppure lo fanno i giudici. Lo fanno i giudici, perché se tu scrivi delle leggi con quanti commi erano il milleproroghe, 200 e rotti, il record lo fece il primo governo Prodi con una finanziaria articolo 1 unico 1365 commi, e quella fu anche una specie di vendetta, di eterogenesi dei fini, perché in quegli anni c'erano i primi studi e lavori sul drafting legislativo, cioè come si scrivono le leggi. E c'era una commissione, la commissione Barrettoni-Arleri, che ha detto, ma insomma, una delle difficoltà è che ci troviamo delle leggi che hanno 10 e persino 12 commi, e allora poi quando vengono citate dal legislatore successivo che modifica un comma o l'altra, il legislatore può capitare che sbagli, il comma 7 invece ha detto che il comma 8, perciò numeriamo i commi, perché così anche lo stesso Parlamento, lo stesso legislatore si rende conto quando diventano troppi. E così è accaduto, mi pare che fu Bassanini poi con una riforma che stabilì la numerazione dei commi, e a quel punto è caduta qualunque remora a scriverne millanta, perché tanto li puoi padroneggiare, li puoi controllare, no? E quando ne scrivi millanta, o quando le leggi dicono abracadabra, e poi chi decide? Dicono abracadabra perché non si riesce a trovare una sintesi politica, un compromesso sostanziale tra i partner della maggioranza, quale che sia la maggioranza, e però devi dare l'annuncio, come danno gli annunci il governo, no, sui provvedimenti, che una cosa l'hai fatta per soddisfare il tuo elettorato, e allora tu scrivi abracadabra. E poi ti lamenti che il giudice si sostituisce al legislatore. Ma c'è una catena di supplenze e c'è anche una crisi di, come dire, di legittimazione, ma certo di affidamento popolare in tutte le istituzioni, perché non è impopolare solo il Parlamento, sono impopolari le regioni, che vengono percepite come strumenti di spesa. C'è una crisi che ha riguardato, bisogna anche dirlo, la stessa Presidenza della Repubblica, perché le ultime due volte è stato rieletto l'uscente non per una scelta iniziale da parte di una maggioranza, ma come ripiego. C'erano altre scelte, c'era una incapacità di appoggiarle con numeri sufficienti, è stato chiesto per favore all'uscente di ricandidarsi, ma questo non è un sintomo di salute. Quindi questo è un po' il paesaggio. In questo paesaggio la domanda di Ilaria Capitani dice, poi arriva la riforma. Allora, io personalmente non credo che l'elezione diretta di chi governa, poi può chiamarsi Presidente della Repubblica o Presidente del Consiglio, ma è comunque, diciamo, una forma di governo presidenziale, sia, diciamo, il fascismo che avanza. Perché ce l'hanno antiche democrazie, il pericolo è lo sfascismo. Cioè, se tu scrivi una riforma che è incoerente con se stessa, cito solo questo, il Presidente eletto deve però avere anche la fiducia delle Camere. Quindi hai ottenuto il minuto prima la fiducia degli elettori, il minuto dopo chiedi la fiducia al Parlamento. E se non te la dà, che vuol dire? Vuol dire che tu metti il Parlamento contro il popolo, no? Crei una crisi di sistema. È un errore di grammatica. La Corte Costituzionale, in tre sentenze che riguardavano degli statuti regionali 2004-2006, lo aveva detto, è contraddittorio una cosa del genere. Quindi, perché succede questo, ora sarebbe lunga, probabilmente perché tu vuoi introdurre degli elementi di presidenzialismo, ma non vuoi cancellare dal paesaggio delle istituzioni
l'uomo politico più popolare del paese, che si chiama Sergio Mattarella, e quindi conservi un Presidente della Repubblica, lo svuoti un po', perché di fatto lo svuoti, e quindi crei un modello quasi parlamentare, quasi presidenziale, ma soprattutto, diciamo, non circondato da adeguati contrappesi. Che potresti pure immaginarti, non voglio essere né collaborazionista, io penso che gli intellettuali hanno un ruolo critico, non necessariamente. Per esempio, l'avevo detto quando sono stato sentito in Senato, si potrebbe attribuire in un sistema che diventa questo sistema con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica un potere di veto sulle leggi. Oggi il Presidente della Repubblica può rinviarle per una volta, ma la seconda volta deve promulgarle. E invece, diciamo, ispessendo le funzioni di garanzia, si potrebbe attribuire questo potere non di blocco, non la sanzione regia, ma il rinvio alla Corte Costituzionale. Ci vuole un po' di fantasia costituzionale, non è stata spesa molta, oppure è stata spesa male. Certamente il rischio, qua chiudo, è che se in un paesaggio disastrato, di supplenze reciproche, in cui nessuno fa il proprio mestiere ma fa il mestiere altrui, in cui c'è una crisi, un deficit di credibilità che ha contagiato dal Parlamento in poi tutte le altre istituzioni. Ecco, se in questo paesaggio sfasciato tu metti un gigante, lo sfascismo, forse quello sì possiamo dirlo, può alimentare una domanda di fascismo, cioè adesso salvaci tu. Arriva un salvatore della patria a cui chiedi soccorso e questo non va bene. Però appunto, se torniamo alla barzelletta di prima, diciamo noi come siamo, ottimisti o pessimisti? No. Va bene. Il pessimista può... No, il pessimista dice può sempre andare peggio. Ci aspettiamo che vada peggio. Il pessimista dice peggio di così. Ecco, peggio di così non può andare. No, e forse peggio di così secondo me non può andare neanche. Oddio, non voglio essere veramente troppo pessimista, no. Stavo dicendo sulle donne, no. La presenza di Barbara Martini e anche di Vanessa Pellucchi ci consente adesso di fare un attimo il punto sulle reali politiche femminili con un incipit. Open Polis si occupa spessissimo, no, di tematiche femminili, accendendo dei focus in diversi settori economici, politici, sociali, nel mondo del lavoro. Non so se sapete fornirci questo dato di quante donne sono presenti nel Parlamento, nella politica. Certamente sono stati fatti, ecco Barbara adesso ce li dà, certamente sono stati compiuti dei passi in avanti, ovviamente è emblematico che sia una donna a ricoprire per la prima volta la carica di Presidente del Consiglio nel nostro Paese, altrettanto emblematico che il PD abbia un segretario donna, potremmo allargare, no? I confini del nostro paese, pensiamo a Christine Lagarde, alla BCE, alla Commissione europea con la von der Leyen, vedremo se vi sarà il suo incarico. Ma il punto non è tanto e solo numerico, giusto appunto, no? Cioè di quante donne sono presenti, in Parlamento la presenza femminile è certamente aumentata, ma quanto questa presenza di donne si traduca in una effettiva politica rivolta alle donne, ma anche qua secondo me è limitato dire alle donne, alla società che deve includere una dei provvedimenti, delle misure a favore delle donne e quindi della società intera. Di certo sappiamo che esiste un grande squilibrio nell'occupazione, solo il 53% delle donne lavora nel nostro paese, la disparità salariale è un
non so più come definirla, un aspetto grave di discriminazione e di grandissima penalizzazione per le donne. Non è un caso, no, che la festa delle donne non è più una festa, perché non c'è poco da festeggiare, ma diventa una giornata sempre di lotta, di rivendicazioni, e molto è stato concentrato quest'anno sul lavoro. Allora, Barbara Martini, oltre ad essere docente di politica economica, è delegata alla pari opportunità all'Università di Tor Vergata, e io credo, Barbara, che l'osservatorio all'interno dell'Università sia un osservatorio molto privilegiato. Allora, a che punto siamo sulle nostre tematiche? Allora, intanto grazie per l'invito, grazie ad Open Polis. E volevo ricordare che Open Polis ha moltissime partnership anche con l'università, fatemi spendere un ulteriore punto a favore di Open Polis, e le ha proprio in funzione della sua enorme reputazione. Quindi la mia università ha accolto con molto favore la partnership proprio per la reputazione di Open Polis. Quindi questa è una cosa positiva, diciamoci le cose positive, così poi parto con quelle negative. Allora, io faccio l'economista, guardo i dati, sono partita dal Gender Equality Index. Il Gender Equality Index è basato su 6 indicatori, uno di questi si chiama politiche. È diviso in 3 sottosettori e ci racconta quante donne ci sono nelle istituzioni. Per esempio la quota di ministre, che in Italia è il 31% e in Finlandia è il 55%, che la quota di donne, per esempio, nel Parlamento è in Svezia il 48%, in Italia è il 33%. Se volete un paio di dati interessanti, in Burundi, Fondo e Banca Mondiale sono il 38.8%, in Etiopia il 41.4%, in Mozambico il 42.4% e in Ruanda il 61.2%. No, tanto per dare qualche idea. Allora, ovviamente questi dati possono soffrire di quella che noi tecnicamente chiamiamo reverse causality, cioè i paesi che hanno una maggiore rappresentanza sono anche più egualitari dal punto di vista del genere, oppure, essendo più egualitari dal punto di vista del genere, esprimono una maggior rappresentanza femminile. Quindi il problema si può guardare da ambedue gli aspetti. Allora, io da economista la guardo sotto 2 dimensioni tipicamente economiche, perché io racconto a tutti che non sono un economista femminista, sono un economista che guarda i dati e che guarda alle donne come uno dei possibili parametri che devono essere presi in considerazione, perché stiamo parlando del 50% della popolazione. Popolazione molta delle quali è inattiva, cioè non è che è sottooccupata, eccetera, è inattiva, cioè non lavora, non studia, non lavora, non cerca lavoro tra i 15 e i 65 anni, quindi persone che di fatto, scusate, con tutto il rispetto, noi manteniamo, nel senso che sono persone che potrebbero andare a lavorare ma che in realtà decidono di non lavorare per tutta una serie di situazioni che si vengono a creare al contorno, tra cui l'assenza di asili nido, il costo opportunità troppo elevato, i salari troppo bassi, un mismatching tra la domanda e l'offerta di lavoro, perché spesso hanno un'istruzione assolutamente non compatibile con quello che richiede il mercato, e così via. Quindi esistono 200.000 motivi per cui una parte grande della popolazione femminile è inattiva. Questo vi crea un sacco di problemi dal punto di vista sociale, perché chiaramente donne che non lavorano sono più esposte a violenze non solo di tipo fisico ma anche economico. È stato stimato da Banca Italia che molte donne non hanno un conto corrente, quindi vuol dire che non hanno un'autonomia finanziaria. Cioè, immaginatevi che non potete avere un vostro bancomat intestato a voi, come vi sentireste non lo so. Allora, torniamo al problema di Open Polis. Allora, l'assenza di donne noi possiamo trattarla come, in economia la trattiamo come un fallimento di mercato, cioè le donne non riescono per un motivo o per l'altro ad entrare
in politica o nei board. I fallimenti di mercato tipicamente si trattano con la regolamentazione. Allora, esiste una legge che ha risolto in parte dei problemi di attraverso la regolamentazione, un fallimento di mercato che era l'assenza di donne nei board delle società quotate, la legge Golfo Mosca del 2011. Adesso, insieme alla Francia, abbiamo la più alta quota di donne nei CDA delle quotate. Che cosa è successo però? E questa è la prima domanda che sollevo. È successo che appena le società fanno il delisting, quindi escono dalla quotazione, oppure non sono quotate, la quota di donne scompare. Quindi, anziché essere vista come abbiamo rotto un soffitto di cristallo, abbiamo imposto una regolamentazione che ha fatto sì che il 40% delle donne dovessero sedere nel board, e quindi guardate quanto è bello avere il 40% di donne. No, assolutamente no, appena si può aggirare la regolamentazione, appena non è più obbligatorio avere le donne vengono immediatamente cancellate. Allora, adesso facciamoci una domanda però, sempre laicamente. È un problema di, diciamo, razzismo nei confronti delle donne, o è un problema economico più sottile, dicendo ma le donne non sono in grado di creare quel valore aggiunto, per cui che io ci metto un uomo che ci metta una donna è esattamente identico? Lo so che sembra una provocazione, in realtà l'economia ragiona così. Produttività marginale del lavoro uguale salario. Se il lavoratore è maschio e il lavoratore è femmina, se mi produce 10, io lo pago 10, fine della discussione. Quindi l'economista puro, l'economista ortodosso, ragiona in assenza di sesso dell'agente, ragiona con un agente rappresentativo. A questo punto, se la donna non mi crea valore aggiunto, perché devo mettere per forza nel CDA una donna? Questa è la prima provocazione, e qui viene il problema. Se le donne non sono in grado di portare diversità e quindi valore aggiunto, rifacciamo il reverse causality, perché ce le dobbiamo tenere per forza? Questa è la prima domanda. Lo stesso avviene in Parlamento. Noi abbiamo circa un 33% di donne in Parlamento. Io mi sono divertita, c'è la Fondazione Nilde Iotti che ha scritto un bellissimo libro che ha fatto tutte le leggi per le donne in ordine cronologico dal 1950 al 2011, me le sono scaricate e mi sono divertita a guardare così al volo, perché io non sono una giurista, quelle a favore delle donne che erano state fatte da donne, e quindi donne che hanno di fatto portato il loro valore aggiunto e la loro sensibilità verso le donne. Dunque, mi sembra che ci sia la legge Merlin nel 1958, poi la legge, quella sul caso della viola, è stata fatta su un disegno di legge dell'onorevole Reale e di Giuliano Vassalli, quella di Franca Viola, dopodiché ci è voluto molto tempo per farla passare, si è arrivati all'81, sempre grazie a due uomini comunque. E infine c'è la legge del 9 febbraio 63 che abolisce di fatto abolisce il fatto che le donne non possano entrare in magistratura, che è stata fatta da un ricorso di Rosanna Oliva e di Costantino Mortati. Cioè Costantino Mortati che ha aiutato Rosanna Oliva a fare il ricorso. E poi c'è l'ultima legge che ho trovato interessante, è stata quella del 2009, che è la legge sullo stalking fatta come proponente da Mara Carfagna, e poi c'è quella di la Golfo Mosca a favore delle donne. Quindi Open Parlamento come entra in questo discorso? Quindi così arrivo alla conclusione, se no io parlerei per giorni. Allora, Open Parlamento consente di ridurre un'asimmetria informativa, cioè nel momento in cui noi diciamo che dobbiamo votare più donne, la mia domanda è sempre perché dobbiamo votare più donne? Da donna che crede nella parità di genere, mi domando però dove sia il valore,
sono anche un economista, mi domando dov'è il valore aggiunto. Allora, se le donne, se riusciamo a monitorare le donne che lavorano per le donne o che lavorano meglio degli uomini, a quel punto noi abbiamo un'arma per dire abbiamo vinto la nostra battaglia, cioè abbiamo dimostrato che noi possiamo fare esattamente meglio o forse di più oppure nello stesso modo. Se questo non avviene però probabilmente abbiamo un'arma spuntata nel nostro arco. Quindi io mi taccio, spero di non essere stata troppo provocatoria, però onestamente un po' di dibattito bisogna farlo. La provocazione non è mai eccessiva sulle donne, io direi, Barbara, perché appunto ci hai illustrato un po' la fotografia del momento e c'è tantissima strada da fare. Prima abbiamo parlato anche di come si articola la rappresentanza e con Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo Settore, che è il principale organismo di rappresentanza unitaria del terzo settore in Italia. Vorrei chiedere a Vanessa, appunto, innanzitutto il legame, no, tra l'attività di Open Polis e voi, mi dispiace che dobbiamo essere un po' storte, ma anche come si inserisce la società civile rispetto ai processi decisionali della politica. Abbiamo citato prima il mille proroghe, no? Avete messo a segno un colpo importante per voi, ma pure per noi, per tutti, cioè con lo slittamento del regime IVA, no? Che era molto atteso dalla realtà no profit. Ma diciamo, al di là di questo aspetto, che è stato sicuramente molto, molto importante questa proroga, sulla valorizzazione dei territori, sulla coprogettazione, la coprogrammazione, se non sbaglio, Vanessa Pallucchi, ci sono anche delle direttive europee che diciamo valorizzano il ruolo del terzo settore, che dovrebbe essere inserito, no, in delle politiche da portare avanti e con un ruolo da protagonisti. Allora, devo dire che nel dibattito politico si parla sempre come un'eccellenza, il terzo settore, il volontariato, le tante diverse associazioni che ne fanno parte, ma nel concreto questo protagonismo, che mi sembra sia ancora su carta, no? A che punto siamo? Sì, grazie innanzitutto. Anche noi con Open Polis siamo, immagino, compresi in quel numero dei partner, perché insieme conduciamo un monitoraggio sul PNRR, che sappiamo essere una operazione sulla quale molte sono state le aspettative, soprattutto perché non dimentichiamo che è stata un'operazione che ha scelto l'Europa, un piano di rinascita post pandemia, che poi nello svolgimento di come i fatti poi si sono succeduti ha perso molto anche del suo potere rigenerativo, no? Che ci eravamo immaginati. Questo lo dico perché oggi il tempo che passa e la lunghezza dentro la quale vengono attivate e attuate le politiche conosce molto spesso un cambiamento di condizioni di contorno. Quindi quando decidiamo anche una cosa, questo rimette la centralità della partecipazione. È come se dovessimo sempre rianalizzare quello che è accaduto. E devo dire che la partecipazione che fa il nodo poi della rappresentanza, perché se noi diciamo siamo rappresentanza di soggetti che condividono una stessa piattaforma valoriale, in particolar modo il terzo settore ha come piattaforma valoriale quello della solidarietà e della circolarità, probabilmente, insomma, nella parola solidarietà diciamo riprendiamo tante cose, di rilevamento di bisogni e rimozione degli ostacoli ci sentiamo tra i soggetti della Repubblica che devono
attuare l'articolo 3 della Costituzione, ad esempio. E quindi dentro a questi concetti fondanti noi facciamo rappresentanza di noi stessi, ma la rappresentanza nel senso di incidere come soggetti sociali stanno dentro a delle forme di partecipazione dove la forma diventa sostanza, e in particolar modo la nostra partecipazione molto spesso è nominale all'interno di alcuni tavoli. E questo, diciamo, dipende anche molto di come si sa fare politica, ma devi trovare anche gli interlocutori per fare politica, perché dall'altra parte c'è un vuoto, è difficile che tu questo riesci a farlo. In questa situazione un po' slabbrata, vorrei dire, che c'è stata anche un po' descritta, è difficile trovare gli interlocutori, la partecipazione è formale e non è sostanziale, e soprattutto in quell'iter che va, ad esempio, prendendo ad esempio il PNRR, dentro c'è una grande riforma che è quella della non autosufficienza, che è una riforma storica per noi perché abbiamo una popolazione che invecchia e quindi dobbiamo dare delle risposte strutturali. Noi dentro a questo noi ancora non siamo in grado di capire, pur avendo partecipato con grande fatica. Anche i cambi dei governi sono molto faticosi perché comunque tu non stabilizzi le relazioni, no? E questo, diciamo, quello sono faticosi per tutti. Quello è faticoso per tutti, ma soprattutto perché c'è anche un grande cambio di scenario. Abbiamo visto anche in questi dati, alcuni erano anche simpatici, per modo di dire, se non si legge la drammaticità del cambio di casacche, delle fusioni, dei cambiamenti, eccetera. E quindi anche in questo contesto una norma così importante, noi inseguiamo i decreti attuativi. Un soggetto come il Forum, che deve anche ai suoi soci, ma anche una risposta pubblica, la lettura di quello che accade, noi abbiamo un ufficio studi che appunto si organizza anche attraverso un partenariato con Open Police per leggere in maniera attenta quello che accade. Perché? Perché lo dobbiamo sia ai soggetti del terzo settore, perché noi agiamo anche in una dimensione di vertenza quando le questioni non vanno nella direzione giusta, ma anche perché un soggetto come il Forum del terzo settore, come gli enti di terzo settore, vivono nell'ambito della lettura e della tentativo di risoluzione di bisogni, tra cui i bisogni sociali oggi sono dei bisogni che hanno assunto anche una caratteristica multidimensionale. Non possiamo andare in una traiettoria lineare povertà, per esempio, no? Oggi la povertà è povertà energetica, povertà educativa, povertà, diciamo, che assume delle configurazioni e delle prefigurazioni molto più articolate rispetto al passato, e se vogliamo andare alla risoluzione di questi problemi dobbiamo leggere la realtà. E allora la domanda anche: chi utilizza i dati? Giornalismo, mi auguro che utilizzi i dati, perché è molto importante riportare una lettura della realtà. E quindi fake news, questioni del genere. Io poi sono ambientalista, quindi noi delle fake news ne abbiamo sofferto moltissimo, no? Addirittura non ci stanno i cambiamenti climatici, quindi stai un po', diciamo, in sofferenza culturale, ma anche in sofferenza proprio scientifica di una lettura di un'oggettività, come immagino il mondo accademico lo sia. Ma è molto importante che lo leggano il mondo della politica e di chi ha il governo, per esempio, dei territori, o il rilevamento dei bisogni. Quando facciamo una norma, a che cosa stiamo rispondendo? Questa è una domanda fondamentale. Noi come terzo settore sappiamo quando si parla di autosufficienza, a che cosa stiamo rispondendo? A una sfida veramente importante, non solo più grande di noi perché dobbiamo soccorrere il prossimo, ma perché il prossimo deve essere autonomo, come diceva la professoressa. Insomma, non è tanto essere pietisti quanto dare una risposta strutturale a un'autonomia, realizzazione delle persone. E quindi anche in questo senso, se noi non abbiamo questa piattaforma di lettura corretta, forme innovative come possono essere quello che mi chiedevi prima tu, l'amministrazione condivisa, la coprogrammazione e coprogettazione, per noi è la base una corretta lettura, perché sempre di più nel sociale oggi si parla di risposte da dare ai territori in una modalità sartoriale, cioè non c'è un'unica soluzione per tutti, ma ci possono essere più soluzioni, e l'importante è che vengano lette bene.
Un'ultima considerazione e poi concludo: la questione dell'andamento di lettura di quelle che sono le politiche pubbliche. Il terzo settore vive la sua qualità in maniera coerente su come sono le politiche pubbliche di qualità. Noi non dimentichiamo che quello che è venuto a mancare in questi ultimi anni è un'erosione di quella che viene chiamata la ricchezza comune, che è fatta anche di servizi, è fatta anche di diritti, no? Dove il terzo settore appunto lavora dentro a questo scenario, in questa cornice. Ecco, le politiche pubbliche hanno molte defaillance, si sono molto allontanate da quello che è il dettame costituzionale anche per certi versi, e quindi noi anche con Open Polis, nel ragionamento che facciamo, noi non facciamo soltanto un gioco di risico, questi soldi sono stati messi qui, ma cerchiamo di leggere che accade sui territori, quali sono le conseguenze, questi fondi vengono sprecati perché c'è una elemento quantitativo, ma c'è anche un elemento qualitativo. Allora insieme cerchiamo anche dai territori di restituire una lettura qualitativa. Ecco, è un gioco di squadra, giustamente, che dobbiamo fare, ma soprattutto dobbiamo far emergere come dato politico e renderlo sempre più vicino ai cittadini. In questo il terzo settore ha anche un compito di riportare le discussioni a livello delle persone, perché l'astensionismo è, come dire, anche quello un dato che va letto nella complessa sfaccettature che lo hanno generato, perché non credo che sia solo una motivazione, no? Ce ne sono molti, e sicuramente questo abbandono di un'intermediazione e l'abbandono anche di una partecipazione ai processi che ci riguardano tutti è sicuramente una via che ha molto indebolito la cittadinanza attiva e anche l'autopercezione di autodeterminarsi anche attraverso il voto, ad esempio. E questo c'è un senso di delusione, impotenza, non so come chiamarlo, però diciamo non è un buon indicatore sicuramente. Volevo ricordare, Vanessa, dimmi se sbaglio, parlando del forum del terzo settore si parla di 94 organizzazioni nazionali e 158.000 sedi territoriali. Sì, adesso sono tipo un centinaio, sono diventate le reti, cioè dentro il mondo del volontariato, l'associazionismo, l'impresa sociale, quindi raccoglie veramente anche una grande forza territoriale, una grande forza di soggetti, che molto spesso facciamo un lavoro molto più di tessitura, che magari diciamo emerge poco, ma insomma è sicuramente una piattaforma sociale molto densa e variegata. E che conosce bene le esigenze delle persone, dei cittadini, ed è quello, insomma, migliorare la qualità di vita sarebbe il primo fine, diciamo, il primo obiettivo della politica. Allora, non so se ci sono domande. Il sito, dobbiamo far vedere il sito. Dobbiamo far vedere il sito, sì. Mi dice Vincenzo. Facciamo vedere il sito. Mario Migliaccio. Ah, pardon, Mario, madonna, chiedo scusa. Mario, ti ho dimenticato. Non mi offendo. Chiedo scusa. Infatti. No, perché eri nascosto. Vorrei capire. La mia... Esatto, questa è la congiura verso le giovani generazioni, e chiederei l'aiuto di Vincenzo, che è di un'altra generazione, per il microfono. Visto che... L'avevo proprio saltato. Se mi puoi aiutare per il microfono. È già acceso? Ok, io mi aspettavo di trovare un bottone e quindi non sono un Gen Z. Allora, buon pomeriggio a tutti. Entriamo nel vivo di Open Parlamento. Open Parlamento, nella sua versione nuova, ha sicuramente un restyling rinnovato e, come ha già detto prima Vincenzo, sicuramente una consapevolezza su la scelta delle informazioni, quali informazioni e come aggregarle. La trasformazione di Open Parlamento è sicuramente un arricchimento di dati, ma non solo, ma è una scelta oculata
delle informazioni da presentare. Open Parlamento è un sito di dati ed è fondamentale parlare delle fonti che fanno da radice alla piattaforma. Sicuramente, già stato detto, le fonti primarie in assoluto sono quelle della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che fanno un lavoro molto importante anche nel contesto del quadro europeo. Ma sicuramente una delle novità introdotte dalla nuova versione è l'introduzione di nuove fonti, come le fonti governative, e qui parlo ad esempio delle sedute del Consiglio dei Ministri, dei decreti legge, dei decreti legislativi, dei decreti attuativi. E ad esempio dal Dipartimento per il Programma di Governo noi attingiamo a tutto quello che riguarda il monitoraggio dei decreti attuativi. E infatti, come vediamo nella testata del sito, noi abbiamo una parte che è dedicata al governo, ai governi, una parte dedicata ai parlamentari, ovviamente distinta fra deputati e senatori, una parte per gli organi parlamentari, anche qui distinta tra Camera e Senato, e a loro volta un dettaglio sulla presidenza, sulle commissioni e le giunte, sui gruppi e anche organismi bicamerali. L'elenco delle votazioni, atti legislativi, quindi qui parliamo appunto dei decreti legge, dei decreti legislativi, decreti attuativi e dei disegni di legge. E poi una pagina di riassunto per chi ha bisogno di avere un'informazione veloce ed efficace sull'insieme di queste informazioni. L'ultimo, invece, è l'indice di forza, e questo apre un capitolo delle novità per quanto riguarda gli indicatori originali Open Policy, di cui Vincenzo prima vi ha accennato sull'indice di affidabilità per un parlamentare. L'indice di forza, ora ve lo accenno, essenzialmente va a guardare le posizioni dei parlamentari, va a guardare le posizioni dei membri del governo e costruisce una metrica che, guardando l'avvicendarsi delle posizioni e dei ruoli, ne assegna un valore e quindi un ordinamento. Ma è stato detto che l'approccio nella costruzione di Open Parlamento, ma come per ogni progetto di Open Policy, è porsi delle domande che siano semplici. Quali sono gli iter di una legge? A che punto sta una legge? O, banalmente, cosa succede? E proprio la risposta a questa domanda è quello a cui abbiamo voluto dedicare ampio spazio nell'home page. Quello che vediamo è una timeline di eventi in cui riportiamo gli eventi salienti legati al mondo parlamentare. E qui cosa vediamo, ad esempio? Che si è svolta l'11 marzo la seduta numero 72-73, non si legge benissimo, del Consiglio dei Ministri. È stato approvato un decreto attuativo. E scendendo vediamo, ad esempio, il 5 marzo un altro decreto attuativo, il disegno di legge che è approvato nel primo step al Senato, e vediamo ad esempio come per una giornata come il 5 marzo quanti eventi possono accadere. Se torniamo sopra, tutte queste informazioni possono essere declinate per delle dimensioni che magari possono essere di interesse. Mi viene prima lo spunto sui decreti attuativi. Magari ci sono delle organizzazioni che hanno necessità di monitorare i decreti attuativi. Quindi, filtrando ad esempio per la barra di ricerca, noi vedremo questa timeline che è sezionata rispetto ai decreti attuativi. Quindi monitorare, vedere, avere comunque un accesso che sia veloce e aggiornato. È possibile filtrarlo per le approvazioni di legge, quindi vedere qual è l'ultima legge. Prima è stato detto che l'ultima legge è la numero, se non sbaglio, 106, quindi sono 106 le leggi approvate fino ad ora, e qui riportiamo anche un dettaglio che distingue quanti sono quelle di iniziativa governativa e quante quelle di iniziativa parlamentare. O anche è interessante vedere la parte sui gruppi, quindi vedremo tutti gli eventi legati a un gruppo, quindi nuovi ruoli oppure cambi di gruppo, col numero, ad esempio, del numero di gruppo che in quel giorno
è avvenuto. Se non sbaglio siamo al settimo cambio di gruppo al Senato, che il 21 febbraio con Raffaele De Rosa. Ma abbiamo inoltre una parte dedicata a una ricerca. Prima abbiamo citato, è stato citato il decreto mille proroghe. Noi possiamo digitare mille proroghe e vedremo tutti gli eventi legati a questo atto. Qui vediamo, scorrendo, che vediamo gli eventi legati all'ultimo mille proroghe e quello dell'anno precedente. Quindi cosa sappiamo qua? Il giorno in cui il decreto legge è stato emanato, il giorno in cui è stato approvato al primo ramo e il giorno in cui è stato approvato all'ultimo step. Qui notiamo ad esempio e riportiamo l'informazione se c'è stato o meno un voto di fiducia, ce ne sono stati due in entrambe le Camere. E se abbiamo bisogno di avere un dettaglio più specifico sul disegno di legge dell'ultima fase, clicchiamo ed entriamo nella pagina dedicata all'atto specifico. E cosa vediamo qua? Sicuramente informazioni di base, ad esempio se torniamo sopra vediamo che dove si trova, qual è il codice, qual è la natura che è una legge di conversione e qual è l'iniziativa. Qui riportiamo chi l'ha presentato ed è fondamentale notare delle classificazioni che noi facciamo. Ad esempio qui riportiamo che è un atto chiave, e questa è una delle novità che vengono introdutte, ovvero la redazione Open Policy quotidianamente compie un monitoraggio nell'assegnare che ad esempio un atto è chiave perché è importante da un punto di vista politico e di interesse, che è un omnibus, che è un attributo che viene assegnato giornalisticamente a certi tipi di decreti legge, e ovviamente la fonte dei dati, che in questo caso è del Senato, che noi riportiamo sempre come riferimento della nostra fonte dei dati. Proseguendo, noi vedremo qual è lo stato dell'atto, in questo caso approvato definitivamente, e tutto l'iter che l'atto ha avuto. Quindi partendo nel caso specifico dal decreto legge, il giorno in cui è stato emanato, il giorno in cui è stato approvato nel primo ramo e l'ultimo giorno, diciamo il giorno di riferimento in cui è stato approvato nel secondo ramo, ovviamente senza modificazioni. Ognuno di questi elementi ovviamente è cliccabile, ognuno di questi elementi ha una sua pagina specifica con le informazioni di cui vi ho raccontato. Abbiamo una parte sui firmatari, con il gruppo o il partito di riferimento. Abbiamo una parte dei relatori, in cui diciamo chi è il relatore, qual è il gruppo al tempo della legge e la commissione in cui è stato assegnato. Qui riportiamo ovviamente, questo dato va letto congiuntamente alle commissioni, che sappiamo in questo caso essere in sede primaria, nella sede referente. E proseguendo, sempre relativo a un atto, vediamo quelli che sono eventualmente dei possibili decreti attuativi associati a questo atto. Quello che sappiamo è quanti sono i decreti attuativi, distinti tra adottati e da adottare, quante sono le risorse bloccate, distinte per anno, e per avere un dettaglio ancora più granulare possiamo vedere nello specifico quali sono questi decreti attuativi. Di questo cosa riportiamo? Riportiamo il ministero competente, la policy, lo Stato, ovvero se è adottato, non è adottato, è scaduto nel caso ci sia una scadenza, un termine di scadenza, e ovviamente le risorse associate al singolo decreto attuativo. Nell'ultima parte, nel dettaglio di un atto di legge, riportiamo le votazioni associate. In questo caso vediamo che è una votazione, che è un voto di fiducia, ed è un voto in cui c'è stato almeno un ribelle. Di questa votazione cosa riportiamo? Riportiamo l'indice di compattezza, che è l'indice di affidabilità di cui Vincenzo vi ha parlato prima, che viene calcolato seguendo due parametri.
la presenza al voto e l'espressione del voto. Quindi cosa ci dice nel caso di un insieme di persone che ne definiscono la maggioranza e l'opposizione? Quanto la maggioranza compattamente è andata a votare e quanto di questa parte è riuscita a votare in maniera compatta e unitaria? E a seguire ovviamente riportiamo l'elenco delle votazioni. Cliccando su una votazione entriamo nel dettaglio del voto. Anche qui riportiamo informazioni di base, ovvero il ramo di riferimento, il tipo di voto, il voto chiave in maniera analoga con quello fatto con un atto. Riportiamo che è un voto di fiducia e subito sulla destra riportiamo una sintesi dell'esito, ovvero che è approvato, con quale scarto e che c'è stato un voto ribelle. Quindi qui già abbiamo una visione che è sufficiente per capire l'esito di questa votazione specifica, ma se vogliamo un dettaglio ancora più granulare possiamo scendere e vediamo la distribuzione del voto. La possiamo vedere declinata per maggioranza e opposizione, la possiamo vedere declinata per gruppo, per territorio di elezione ed anche per genere. Proseguendo, vediamo quello che abbiamo visto prima, ovvero l'indice di compattezza al voto, maggioranza e opposizione. Abbiamo detto che l'indice di compattezza è un indicatore che guarda un insieme di persone. Un insieme di persone è sicuramente la maggioranza e l'opposizione, ma così come lo sono anche i gruppi. Quindi cosa vediamo? Lo stesso indicatore a livello dei singoli gruppi, ovvero la domanda che si può porre un presidente di gruppo: quanto sono stato capace di portare il mio gruppo al voto e votare in maniera compatta e unitaria? Ognuno di questi elementi a sua volta ha un dettaglio che ne esplicita la presenza, le assenze, le missioni e i possibili voti ribelli. E in ultima parte abbiamo l'elenco dei senatori con il dettaglio del gruppo, ovviamente il gruppo al momento della votazione, il voto che hanno espresso e le indicazioni di un eventuale voto ribelle. Come ho detto prima, alla pagina dei senatori abbiamo dedicato una sezione specifica, così come per i deputati. Se entriamo nella pagina dei senatori, vediamo l'elenco dei senatori attuali, che è possibile filtrare per gruppo, per maggioranza e opposizione, per territorio di elezione, per genere. Oppure ordinare secondo degli indicatori classici delle vecchie versioni di Open Parlamento, ovvero presenze, assenze e missioni, ma anche per i nuovi indicatori. Parliamo di indice di affidabilità e indice di forza. L'indice di affidabilità è il corrispettivo dell'indice di compattezza a livello del singolo parlamentare, ovvero nella somma di tutte le votazioni, quante volte ho votato e votando ho votato coerentemente col gruppo di appartenenza. Noi possiamo ordinare rispetto a questo indicatore e troveremo che la senatrice Paola Ambrogio è prima. Cliccando sulla card della senatrice vedremo le sue informazioni anagrafiche, la cumulata del tempo in Parlamento, quindi considerando eventuali incarichi precedenti, da quando è senatrice, il gruppo di appartenenza attuale e se è maggioranza o opposizione. Qui vediamo l'indice di forza. L'indice di forza è quello che ho introdotto mostrandovi la testata, ovvero un indicatore originale che va a guardare i ruoli e le posizioni assunti dai politici all'interno del Parlamento e del governo. In questo caso, poiché parliamo di una senatrice senza ruoli al governo, questo dato lo decliniamo rispetto alla Camera di appartenenza, che è il Senato. Vediamo che ha un valore di 0,3 e che è stato costante nel tempo. Il range è, immaginiamoci una torta, quindi
Attualmente il valore più alto è 5. Però immaginiamoci che il valore massimo, cioè il limite in senso matematico, è 100. È ovvio che non si verificherà mai nel momento in cui ho un insieme di persone. Diciamo al valore massimo che assume in questo caso il Presidente del Senato, perché è sicuramente la carica più importante all'interno di quel ramo, però quel valore può variare nel tempo, però attualmente è 5. Vediamo gli incarichi parlamentari nella legislatura, ovvero i ruoli all'interno di giunte, commissioni, gruppi. Vediamo il gruppo di appartenenza con l'indice di affidabilità. E sappiamo che la senatrice è la prima in classifica rispetto a questo indicatore. E proseguendo, vediamo invece la distribuzione delle presenze, assenze e missioni. In questo caso è stata solamente una volta in missione e il resto sempre presente. E vediamo il comportamento nelle votazioni, ovvero se ci sono stati eventuali voti ribelli. In questo caso sì, 3. In cui la senatrice ha votato favorevole rispetto al gruppo che in questi 3 casi ha votato contrario. Vediamo invece la parte di iniziativa legislativa di un parlamentare. È stata prima firmataria di 6 progetti di legge, di cui 5 con un iter ancora da avviare e 1 in esame in prima lettura. Altri incarichi in carriera, invece l'ultima parte che racconta un po' un'eventuale storia politica di un parlamentare. E in questo caso vediamo che la senatrice è stata 2 volte consigliera comunale a Torino, tra il 2011 e il 2016 nella lista Popolo della Libertà e successivamente tra il 2021 e il 2023 nella lista di Fratelli d'Italia. Vorrei concludere mostrandovi invece appunto una delle innovazioni introdotte nella nuova versione di Open Parlamento, che è la pagina del governo. La pagina del governo ovviamente si apre col giorno di insediamento, con la data, con l'indice di forza, in questo caso declinato rispetto ai ruoli governativi. Riportiamo i partiti che compongono il governo, ovviamente ordinato per l'aggregazione dei valori che hanno i singoli membri del governo rispetto all'indice di forza governativo. Vediamo che Fratelli d'Italia ovviamente è primo. Cliccando sul simbolo del partito possiamo vedere l'elenco della composizione con i relativi ruoli e il relativo indice di forza governativo. Proseguendo, vediamo quelli che sono i numeri all'interno dei 2 rami e lo scarto rispetto alla maggioranza. Qui riportiamo invece l'indice di compattezza, questo invece è un indice globale che va a guardare tutti gli indici di compattezza di tutte le votazioni, con sia classificato rispetto a delle classi che vanno da meno del 60%, quindi occorrenze in cui la votazione ha avuto un indice di compattezza o della maggioranza, o all'interno della Camera o all'interno del Senato minore del 60%, oppure compresa fra 60 e 80, oppure maggiore di 80. E poi ovviamente la serie storica di questo valore dell'indice di compattezza in entrambe le Camere. Qui vediamo invece la presenza al voto dei membri del governo, che è un tema fondamentale di cui Vincenzo prima ha accennato, quanti sono i membri del Parlamento che hanno anche ruoli governativi e quanta era la loro distribuzione in presenza e assenza in missioni. Una sezione sicuramente di interesse riguarda la parte dei voti di fiducia, in cui riportiamo le occorrenze dei voti di fiducia, la media mensile
E il confronto di questo valore, il confronto di questo valore con i governi precedenti, e cliccando vediamo i singoli voti, questioni di fiducia in entrambe le Camere rispetto allo scarto, quindi lo scarto dei voti al momento della votazione. La parte successiva invece riguarda l'azione propositiva legislativa del governo, quindi parliamo dei decreti legge, dei decreti legislativi e dei disegni di legge di iniziativa governativa. Ad esempio qui vediamo quanti sono i decreti legge, quanti sono convertiti, quanti in conversione e quanti scaduti. Anche qui, in maniera analoga al voto di fiducia, riportiamo il valore medio mensile confrontato con i governi precedenti. E, proseguendo, la penultima sezione riguarda i decreti attuativi. Quindi quanti sono i decreti attuativi adottati dal governo, quanti ne deve adottare. E l'ultima parte riguarda invece la composizione del governo, cosa che abbiamo già visto anche nella parte iniziale quando abbiamo cliccato sul simbolo del partito. Qui invece lo vediamo nella dimensione degli organi. Quindi sì, qui vediamo i componenti con la distribuzione sia dell'età che del genere. E questa è l'ultima parte che riguarda gli organi, quindi parliamo di ministeri, la presidenza del Consiglio. Aprendo vedremo il dettaglio della composizione di questi organi, del ruolo, dell'indice di forza governativo e aggregando, preso un organo, quindi presa ad esempio la presidenza del Consiglio dei Ministri, riusciamo a dedurre qual è il partito con il valore più alto, quindi il partito più forte all'interno di ognuno di questi organi. Qui si conclude, io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a esplorare e a divertirvi con openparlamento.it. Grazie a Mario Migliaccio, senza il quale, chiedo ancora scusa, non avremmo capito granché di questo sito, c'è davvero da navigare. Grazie e complimenti per questo lavoro. Non so se ci sono domande o curiosità. Prego. Devi venire qui. Io pure. Non lezione. Che emozione. No, allora, innanzitutto buonasera e complimenti per il nuovo sito e per il progetto. Meglio se parlo vicino, effettivamente. Anche grazie dal punto di vista di uno studente che ha utilizzato i vostri dati per la tesi. Avrei due domande, se posso, però sono breve. La prima è per il dottor Migliaccio. Se gli indicatori originali del sito nuovo, è prevista un'applicazione possibile anche alle legislature precedenti? Sono consapevole di quello che richiede dal punto di vista del back-end tecnologico, però diciamo, sarebbe anche molto interessante poter fare delle comparazioni con il passato. E poi una domanda, diciamo, per il dottor Smaldore, ma anche per il dibattito, per chi vuole, ovvero temo che gli open data, per quanto possano essere forse una delle cose più belle del mondo, secondo me hanno un grande problema, cioè l'autoselezione dell'utenza che li consulta, ovvero tendenzialmente si avvicinano agli open data chi è già interessato, specializzato o comunque coinvolto dal tema. Quanto è difficile, qual è la strategia per vincere questa barriera dell'attenzione pubblica, rimanendo allo stesso modo indipendenti e quindi senza questa o quella televisione, questo o quel canale specifico? Grazie. Cioè, qualche altra domanda mi suggerisce? Prego. Ho
Oddio, scusate. Ma non è una domanda, è una così riflessione. Non mi piace, e quindi lo condivido, il termine indice di affidabilità, nel senso che è una valutazione di merito su una divergenza di voto tra il singolo parlamentare e il gruppo. Negli ultimi anni ci siamo raccontati che questo è un valore di affidabilità o meno, e come se il parlamentare debba essere esecutivo rispetto alle indicazioni del gruppo, mentre noi sappiamo che non deve essere così. Forse si potrebbe chiamare in modo più neutro indice di allineamento, di convergenza, non lo so, perché affidabilità implicitamente ci fa capire che se quel valore ad esempio è basso ne devo dare una valutazione negativa, mentre qualche volta è capitato di avere apprezzamento per chi divergeva dal gruppo. Grazie. E questa è un'osservazione giusta, non so se Mario vuole rispondere o Vincenzo. Allora, rispetto alla prima domanda, sicuramente portare retroattivamente questo indice, come ha intuito, non è semplice, perché attualmente già ora richiede uno sforzo che va a guardare in maniera quotidiana tutti i ruoli, e di questi ruoli bisogna intercettare delle differenze. Quindi, senza scendere troppo nel tecnico, non basta semplicemente avere un range, ma devi monitorare il ruolo, che hanno dei particolari pesi, e cambia a seconda del tipo di declinazione che fai, se la fai rispetto al Senato, se la fai rispetto al Governo. Però sicuramente è uno spunto che possiamo accogliere con interesse nel cercare di fare una comparazione anche storica rispetto alle scorse legislature. Io complessivamente dico che il progetto di Open Parlamento oggi lo presentiamo per iniziare un po' a dialogare con l'esterno. Non è assolutamente un progetto finito, noi abbiamo uno schema di lavoro su più moduli, sia su nuove funzionalità ma anche proprio di priorità rispetto dati ed elaborazioni che vogliamo fare. Quindi il primo invito è a usarlo e a scriverci per avere commenti sia sui nostri canali, poi abbiamo anche un form per ricevere suggerimenti proprio su Open Parlamento. Quindi questo è senz'altro. Ora, questo può valere su come abbiamo calcolato gli indicatori, che ci sono anche descritti, sul loro naming e su tante cose. Ora, rispetto all'osservazione sull'affidabilità, allora noi qui abbiamo inteso cercare di raccontare quanto un parlamentare all'interno di un gruppo garantisce quel gruppo per avere i numeri. È un elemento fondamentale proprio per l'elaborazione di, diciamo, scenari e per i rapporti di forza, diciamo, fra le politiche, fra i partiti. È un po', lo dicevo all'inizio, quali sono i margini, quanto l'affidabilità in senso di capacità di esserci. Ora, mi rendo conto, qui l'osservazione sulla valutazione di carattere politico non è quello il nostro intento, anche perché pur avendo osservato negli anni la dinamica del trasformismo e dei cambi di gruppo, noi consideriamo sempre buono il fatto che il parlamentare non abbia un vincolo di mandato e che quindi il parlamentare eserciti la sua rappresentanza e il suo giudizio con responsabilità, da cui anche il richiamo che noi facciamo affinché il voto, no, sia un atto importante, non sia l'aula di Camera e Senato ridotta a un'assemblea di condominio, perché se fosse così, a questo punto, altro che riduzione dei parlamentari, mettiamo il voto per delega, no professore? Tanto se devi garantire i numeri. Era stata un'idea di Berlusconi. Ha avuto tante idee, diciamo che alcune forse sono state più memorabili di altre. E quindi direi questo, insomma, il discorso. Il ragionamento più generale sugli open data. Beh, allora, noi, dicevo, lavoriamo nell'ottica di Digital Commons, pensando però che abbiamo interlocutori diversi per tipologie, per background e anche per professionalità o condizione anche di lavoro. Quindi gli open data è un qualcosa su cui noi lavoriamo anche in chiave di generazione di flussi informativi, quindi con organizzazioni che sono in grado di lavorare con i dati, lavoriamo con i dati.
ma il fatto stesso di avere un sito che Open Parlamento che ti permette di navigare, di esplorare, è già il tentativo di allargarci. Non possiamo pensare di imporre noi delle barriere, per cui puoi parlare di governo e Parlamento solo se sei il super esperto o il super tecnologico. Non è questo, noi cerchiamo un po' di allargare. Okay. Bene, allora grazie a Vincenzo Smaldore, grazie a Michele Ainis, la dottoressa Mario, grazie a tutti voi, buona giornata e viva Open Policy e Open Parlamento.